Evviva! Che il coniglio resta sempre vivo e non fa schiunare in padella. Evviva! La mia stanza preferita è la sala del trono, chiaramente, dove posso amministrare la giustizia, dove posso sentire le vocazioni del popolo di Solagna. L'altra camera è la camera adiacente, che è la camera nuziale, dove, quando appunto dopo sposato, esercito lo ius prime noctis con le ragazze che si sposano al posto. O no? No. Il fantasma di Cassandra Marinoni, sposata a Diofebo II Melilupi, che era il vicecomandante supremo dell'esercito degli spagnoli al comando di Alessandro Farnese nella guerra delle Fiandre. E Cassandra quindi viveva qua da sola. La sorella, Lucrezia, aveva sposato questo conte Anguissola, che aveva speso un sacco di soldi per questo, per le donne, aveva bisogno di ereditare i soldi dalla moglie, che erano doti di 20.000 scudi d'oro, allora una fortuna. Ma la moglie stava bene, ha provato a avvelenare una volta, non c'è riuscito, ha tentato una seconda e neanche. Allora poi lei ha preso su e è tornata a Cremona dei suoi, nel palazzo dei genitori. E ha chiamato la sorella per tenere compagnia, visto che era sola. Il marito, l'Anguissola, non rinuncia al suo tentativo e, con la scusa di chiedere perdono, mandarle una lettera con dei suoi servitori, bussa alla porta, le viene aperta la porta del palazzo, entrano in 20, ammazzano il personale di casa, entrano nella camera dove due sorelle dormivano e vengono ammazzate. Lucrezia morì subito, Cassandra riuscì a essere portata qua e morì qua il giorno dopo. E da allora qua è rimasta. Quando c'è un membro della famiglia che è in punto di morte, come quando è morto mio padre, qua sono aperte e chiuse tutte le porte e la finestra, invece che ci fosse un filo di vento, tutto il personale di casa è scappato. Quando è mancata mia madre, tre volte si sono aperte delle ante di un armadio e sono richiuse. E poi a me, da alpino, mi ha protetto molte volte. Prima che i terroristi mi sparassero addosso, qualcosa mi faceva inciampare, la raffica mi passava sopra. Sciando, stavo per precipitare in un crepaccio, qualcosa mi ha fermato poco prima che cadessi dentro e non c'era niente. In moto, adoro andare in moto, andavo un po' a balla fra Fontanellato e Soragna, con rettilineo, a un certo momento mi viene da frenare, frena, non mi passa un carro, un trattore con un carro che attraversa la strada di colpo, l'avrei centrato in pieno, ma qualcosa mi aiuta. Ho vissuto per un certo periodo di tempo per lavoro, perché lavoravo per una banca internazionale inglese, sono stato diversi anni in Inghilterra, e questa banca mi ha poi mandato in Sudafrica. E per me è un paese magico, perché è pieno di contrasti, pieno di bellezza di natura, pieno di contrasti fra il giorno e la notte, fra il caldo e il freddo, ma soprattutto anche la bellezza dei posti, poter viaggiare, poter camminare in queste enormi pianure dove c'erano animali di tutti i generi. Sono stato in tanti paesi del mondo a fare escursioni nei ghiacciai, poi discendere dalle neve fresche dei ghiacciai, dal Canada al Tibet, al Caucaso, dove c'era da poter esplorare, scendere dei ghiacciai che ancora non erano conosciuti o poco conosciuti, con delle guide locali, soprattutto anche sull'Himalaya, paesini a 4.000 metri d'altezza completamente scombinati dal mondo. Per arrivare alla strada principale sotto c'è una serie di cammino, non esistevano macchine, tutto a piedi o a dorso di mulo o con asini.
per tenermi in esercizio per lo sci, correvo molto, poi un incidente appunto di questi posti, un incidente sciistico, mi ha praticamente bloccato un ginocchio, tutti due menischi rotti, e dopo l'operazione ho detto faccio un po' di ciclismo per abituare un po' il ginocchio, e da lì poi non ho più smesso. Noi siamo fatti di energie, siamo nati in un certo punto, una certa ora, una certa data, e i segni astrali, Giove, Plutone, Urano, Nettuno, la Luna, erano in una certa posizione e ci hanno dato come un input, no? Questa energia che abbiamo, secondo lo spostamento degli astri, a volte cambia, a volte siamo ottimisti, a volte siamo pieni di energia, a volte siamo stanchi già al mattino appena svegli, a volte non ci abbiamo, anche se non c'è niente di particolare. Il bello è capire le persone che ti sono vicine, se hanno un'energia che combacia con la tua o no. Da qui nasce la simpatia o l'antipatia. Non è altro che questione di energia.